Benvenuti all'edizione del mattino di Calabria News 24 Informa. I carabinieri della compagnia di Rogliano in provincia di Cosenza hanno eseguito 18 misure cautelari, 4 sospensioni e 14 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza nella persona del sostituto procuratore Giuseppe Cava, del procuratore capo Mario Spagnuolo e del procuratore aggiunto Marisa Manzini. L'accusa è di assenteismo di dirigenti e dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Rogliano. Dalla spesa al supermercato, alle slot machine, 725 gli episodi documentati. Le indagini condotte dall'aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Rogliano sono state avviate grazie a numerose segnalazioni pervenute appunto ai carabinieri che lamentavano il comportamento disinvolto di alcuni dipendenti, anziché appunto trovarsi sul posto di lavoro venivano visti sistematicamente per le vie della cittadina occupati nelle faccende più disparate. In corso ora presso la Procura della Repubblica la conferenza stampa che darà contezza dell'intera operazione. Lavoro, cultura e integrazione sono questi alcuni dei temi toccati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all'Università della Calabria. È stato un discorso breve ma intenso. Diversi infatti sono stati i temi toccati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Calabria. Lavoro, cultura e integrazione sono stati infatti i punti cardine dell'intervento del Capo dello Stato. È il suo meridione che ha una quantità di energie, che qui vediamo in questo territorio come in tutto il meridione, ma anche in tanti territori del settentrione del nostro paese, manifestato dai tanti giovani che sono preparati, lo studiato e non trovano lavoro e occupazione. E il nostro paese ha bisogno, particolarmente in queste zone, di catalizzatori per suscitare bocchi, esiti positivi a questa ricchezza umana che viene all'interno. Uno di questi catalizzatori è l'università, è la cultura che può, da cui deriva non soltanto la spinta, la preparazione, le capacità, l'affinamento delle attitudini per impegnarsi nella vita sociale, deriva anche una grande concezione rigorosa di legalità, che è quella che dalla cultura deriva, e deriva anche la possibilità di immaginare, progettare, suggerire indicazioni di comportamento anche generali alle istituzioni. E ora, in merito alla visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ascoltiamo il parere del magnifico rettore Gino Crisci. È stata una visita rapida quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Università della Calabria. L'inaugurazione dell'anno accademico, però, è stata anche l'occasione per parlare dei temi legati al mondo universitario e più in generale alla cultura, allo sviluppo, soprattutto del Mezzogiorno, e al lavoro. Il rettore dell'Unical, Gino Crisci, ha anche illustrato i risultati raggiunti all'Ateneo Abruzio in questi ultimi anni, ma non ha nascosto le criticità e le difficoltà che affronta chi opera in questo territorio ed è costretto a partire non alla pari, ma decisamente dietro rispetto agli altri. E in questo momento sì. Speriamo che con questi interventi, queste cose di fare, tutti quelli che ci sono intervenuti hanno ascoltato, riusciamo a porci rimedio, perché non è una maledizione divina. Potremmo arrivare un giorno e partiamo tutti dalla stessa parte. Non voglio partire più avanti, ma uguali sì. Diversi dunque i punti su cui occorre lavorare, rispetto ai quali Crisci si è confrontato con Mattarella. Lui condivide molte delle idee, purtroppo ci sono questi bavagli, questi retaggi culturali che condizionano in parte. Lui è aperto a messaggi innovativi, speriamo bene. E ora torniamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto un'altra truffa perpetrata da un'impresa di pulizia operante nella provincia di Crotone. L'attività investigativa ha evidenziato l'insussistenza dell'azienda per via della carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno evidenziato la totale assenza di documentazione contabile ed amministrativa atta a comprovare l'effettivo svolgimento di un'attività economica. A conclusione dell'attività sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro e le connesse prestazioni previdenziali di cui hanno beneficiato
pagato i falsi lavoratori per oltre 150.000 euro. Deferiti all'autorità giudiziaria l'amministratore della società e 42 falsi lavoratori per i reati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite erogazioni previdenziali ed assistenziali e di falsità ideologica commessa da privati in atti pubblici. Il sottosegretario ai beni culturali Dorina Bianchi a Verbicaro in provincia di Cosenza ha partecipato ad un incontro dove hanno preso parte anche degli studenti. Ascoltiamo i particolari nel servizio. Questa è una bella storia da raccontare, con personaggi, intrecci e un lieto fine. Una scuola, il liceo scientifico Metastasio di Scalea e la dirigente Filomena Damante. Gli alunni delle classi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro con un progetto sull'archeologia e la loro docente. E poi una petizione online con adesioni da capogiro, tutto per salvaguardare la chiesetta della Madonna delle Nevi di Verbicaro, borgo antico dell'Alto Tirreno cosentino. Del valore storico-artistico della chiesetta, risalente al Medioevo greco, dove sono stati riportati alla luce degli affreschi, alcuni dei quali databili all'epoca bizantina, già se n'era accorta la sovrintendenza dei beni culturali della Regione Calabria, che commissionò i lavori di restauro all'indomani, erano gli anni Ottanta, della casuale e fortuita scoperta. Altri interventi di recupero e di tutela si sono susseguiti, ma nessuno, nonostante le continue sollecitazioni delle varie amministrazioni, si è mai concretizzato in un vero e proprio restauro del monumento storico più antico di Verbicaro, ma anche dell'intera area conosciuta come il Mercurion, che attesta la presenza bizantina nei nostri territori. Dunque, quello che non è riuscito a fare la politica l'hanno fatto una manciata di ragazzi ed ora persino Italia Nostra ha inserito la Madonna delle Nevi nella cosiddetta Lista Rossa, la campagna nazionale in favore di beni comuni in abbandono. Ma non solo, a visitarla e a portare il suo applauso ai ragazzi per l'iniziativa è arrivata il sottosegretario ai beni culturali, l'onorevole Dorina Bianchi. Onorevole, oggi una lezione che arriva dai giovanissimi che hanno deciso di investire sul proprio futuro però incidendo nel presente attraverso il passato. È una bellissima realtà fatta di soprattutto grande integrazione tra quelle che sono le istituzioni, la scuola e naturalmente i ragazzi. E poi dei ragazzi in gamba che hanno deciso di adottare un bene culturale del loro paese che è la Madonna delle Nevi. Questo è un esempio di come dal nostro passato noi possiamo iniziare a costruire il futuro dei nostri giovani e i beni culturali, quello che poi è la fruizione di questi beni insieme all'enorme patrimonio paesaggistico, enogastronomico che noi abbiamo nella nostra regione può davvero essere importante per il turismo. Preso di mira il sito di Confesercenti, ma vediamo che cosa è successo nel servizio. Il portale web della sede provinciale di Cosenza della Confesercenti ha subito nelle scorse ore un attacco hacker. Pirati informatici si sono infatti introdotti nelle maglie digitali del sito internet, scombinando la home page e pubblicando proprio nella pagina iniziale frasi in inglese inneggianti ai Peshmerga e contro l'ISIS con tanto di bandiera del Kurdistan. Un attacco che non trova spiegazioni e che ha costretto Confesercenti Cosenza a sospendere temporaneamente l'accesso al proprio portale per ripristinare la regolarità. Cercheremo di ripristinare più presto le normali funzionalità del nostro sito e il commento della Presidenza e ci scusiamo con tutta l'utenza per questo inconveniente causato da un vile quanto inutile attacco al nostro sito web. Questo tipo di attacchi, per così dire ideologici, sono ormai noti alle cronache e hanno causato problemi a numerosi politici, associazioni ed enti. A Diamante, sul Tirreno cosentino, in arrivo importanti finanziamenti frutto di costanti e buone pratiche amministrative. Diamante avrà il suo Maracanà. Così ha aperto la conferenza stampa il sindaco della cittadina tirrenica Gaetano Sollazzo, nella quale sono stati presentati due cospicui finanziamenti relativi ad opere importanti. E il primo cittadino ha continuato il suo intervento leggendo la lettera con la quale l'onorevole Luca Lotti, ministro per lo sport, ha ufficializzato l'approvazione da parte del CIPE del progetto presentato relativo al comune di calcio comunale Fratelli Oliva. 1.670.000 euro, campo in sintetico, tribune, spalti e aree coperte per una capienza di 1.500 persone e poi sala medica, riunione e una palestra. E se Maracana non è, è comunque un'opera monumentale, soprattutto in territori come quelli del Tirreno cosentino, che nonostante la presenza di diverse squadre, scuole di calcio, anche di prestigio, non ha infrastrutture importanti adibite allo sport. Un campo sportivo che diventa anche il collante con le varie associazioni, centri di aggregazioni giovanili, dell'intero comprensorio.
così come sottolineato dal consigliere comunale Marcello Pascale, che ha illustrato le peculiarità del progetto. Un'area abbandonata e ora riqualificata, che ben si presta anche a manifestazioni e concerti. Secondo punto del giorno, un altro importante finanziamento, 794.000 euro per interventi di difesa costiera del centro abitato, con particolare riferimento al lungomare di Viale Glauco. Opere di consolidamento che si vanno ad aggiungere alla realizzazione di una barriera con palancole, allo scopo di eliminare il fenomeno del sifonamento, l'evento più disastroso dell'erosione costiera, che mette a rischio la sicurezza delle abitazioni e l'incolumità di chi ci vive. Un primo intervento di emergenza aveva già dato i suoi risultati, con ripascimento di quella conosciuta come spiaggia grande e dove il mare, anno dopo anno, ha mostrato la sua forza. A relazionare l'assessore ai lavori pubblici Pierluigi Benvenuto, che ha voluto soprattutto ringraziare l'intervento repentino dell'ingegnere Gallo Carmelo, soggetto attuatore del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico della regione Calabria, presente nell'occasione. Al tavolo anche l'onorevole Ernesto Magorno, che ha sottolineato come finanziamenti come questi sono il risultato di buone prassi e di una politica che non si ferma davanti alle difficoltà, ma si attiva con determinazione per risolverli. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 14.30 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.